Tiro di Barella è bellissimo. Bravo a giro. Martinez. Bravissimo anche il portiere. Arriva il cross di Aslani. Ancora sul primo palo. Ancora Barella! Al volo! Ancora nello specchio della porta. Altra deviazione. Mamma mia, Barella, davanti a Uri, che stavolta un difensore del Bayern Monaco, che salva il proprio Mamma portiere. Mia. Corner per l'Inter, numero 3 di fila. Rivediamo il destro al volo di Barella. C'è la schiena di Coman, se non vedo male. Però c'è un check al VAR, perché pare che possa esserci un comunque tocco Barella con il braccio. Di forma stratosferico. Nulla di, non c'è nulla, credo. Ha smesso di alzare le mani. L'arbitro sta ancora parlando col VAR. Vediamo, io ho visto una schiena, però non, sinceramente non ho visto un replay da vicino, quindi non ho visto lo so. Mani alzarsi. Vediamo, dell'Inter. Era Mané. Però attenzione. Però si è riparato il volto. Forse in faccia l'ha presa. Forse via, l'ha presa in faccia. Quaraschelia, uno contro uno, Quaraschelia entra in area di rigore, Quaraschelia atterrato Quaraschelia, c'è un contatto, l'arbitro lascia correre il tedesco Stiner, allarga le braccia Quaraschelia, chissà rigore, se non lo va a rivedere, l'azione, rigore, l'arbitro va al VAR, ma rimane sul tiro di Barella. Allora mi sa che siamo in due situazioni analoghe, rigore per l'Inter forse. È andato al VAR, te lo sto spiegando. C'è stato Gianluca, invece è rigore per il Napoli o no? Credo di no, perché c'è spinta, allarga la mano con Atene nei confronti di Quaraschelia, però non credo che ci sia contatto, anche se protesta Spalletti. Infatti si continua a giocare. Cioè, allora Mané sul tiro di Barella si copre vero il volto, ma praticamente fa così in bagher alto e prende la palla con le braccia. Questo secondo me è calcio di rigore. Adesso l'arbitro è stato richiamato al VAR. Però il fatto che stia aspettando ancora, non vorrei che ragazzi, però fa così, a suffragio di quello che dice Di Filippo, io pensavo che si fosse protetto il volto, invece la mano è un po' più ce le ha staccate, ma verso il pallone con così, cioè, questo è rigore giallo, tiro che gliela fa staccare, ma cioè è la violenza del tiro che gli muove le mani, lui ce l'ha sul volto, è la violenza del tiro, per me quando si tratta di Inter non c'è mai rigore, l'ennesimo rigore ridicolo, la vera discriminante è che quella palla non è diretta in faccia, l'ennesimo rigore ridicolo, guarda che c'è Giacomo che vuole Marcello, scusa, al limite è il contrario, se io ho le mani appoggiate al viso è difficile che si staccano. Se io ho le mani staccate dal viso, non glielo dà rigore. È incredibile. Non gli dà rigore. Non era in faccia la mano. Non era sulla faccia. Allucinante. Allucinante. Meno male. Calcio da rigore. Allucinante. Meno male. Perché cambiava la storia. È la prima invenzione della serata. Ma quale invenzione? Inter Barcellona. Abbiamo anche Bayern Inter. Barcellona è un'altra cosa. Questa è stasera. Importante. Danno contro Corne, voi. Voglio vedere se non te lo fischio la domenica. Sei diventato acerrimo nemico dell'Inter, Marce. Sei diventato acerrimo nemico. Vedere dire che non ti si può più far vedere niente dell'Inter. Il gesto discutibile è l'unica cosa positiva che è andato a vedere il VAR. Se vi danno un rigore contro a voi così lo piglio e sto zitto, perché è rigore. Lo piglio e sto zitto perché è rigore questo qua. Ma riusciamo a stravolgere la realtà. Voi lo fate apposta qua a invitarlo quando c'è l'Inter, perché sapete che poi si incattivisce. Un po' via e si incattivisce. Ma non è che dobbiamo fare. Ma, voi ma tu fai, tu di quello che vuoi, io dico quello che voglio. Non cominciare, non cominciare. Tu di quello che vuoi, io dico quello che voglio. Non cominciare. Quando gioca l'Inter, voi volete essere tutti voi dell'Inter e fare. Ma io, ma sto dicendo anche io. Marcello, sto dicendo anche io. Non cominciare al quinto minuto, per piacere. Mamma mia, che fastidio. Mamma mia, cosa non si può dire che si è. Non si può dire. Ma perché tu Marcio, quando c'è l'Inter vai in un senso solo, vai in un senso solo quando c'è l'Inter, vai in un senso solo, è quello e lo vedono tutti, vai in un senso solo, lo vedono tutti, poi tu puoi dire quello che vuoi, io posso dire quello che voglio, ma tu puoi dire anch'io però, infatti, ma io ti ho detto che non puoi dire quello che vuoi, puoi dire quello che vuoi, se te che cominci a dire, voi quando ci sei qua, voi fate, voi
non andate, poi voi che l'abbiano chiamato al VAR, non si può dire, non si può dire perché sono incalzati. Ma tu dici però scusami, allora quello che noto io, poi per carità sbaglio, assolutamente. Attenzione, allora, che l'Inter, ragazzi, io devo dare la fascia pubblicitaria. No, aspetta, prima... c'è il Bayern Monaco al limite dell'area di rigore, Coman! C'è stato un errore clamoroso, credo, di Acerbi. No, Bellanova. Bellanova in area di rigore, che ha regalato la palla al Bayern pasticciando. E ora stavamo uscendo palla al piede. Attenzione a Kimmich, il sinistro, una faccia. Oh, perdonami, l'Inter col Barcellona a Barcellona non era qualificato. L'Inter in casa. Ma infatti io sto parlando stasera su Ricciardo, no, stiamo giocando bene, viso aperto. Allora, chiaro qua, che stasera allora, forse è non mi spiego bene. Ragazzi, scusate, devo dare la fascia pubblicitaria. Io non sto parlando solo di stasera. Come sono arrivate qua le due squadre? Gol del Bayern, capito? Gol del Bayern. Segna Pavard di testa, cross corner dalla destra, Pavard salta tutto solo al limite dell'area piccola, colpisce di testa, palla sotto, che rimbalza per terra e poi va sotto l'incrocio dei pali, non ci può arrivare Onana. 1-0 per il Bayern. Vorrei rivedere l'azione perché sinceramente non capisco come Pavard è marcato da Lautaro, che già qua Pavard scivola Lautaro e Pavard rimane da solo, colpisce di testa e fa gol. 1-0. Io devo scappare in pubblicità, poi Giacomo e Massimiliano vi lascio concludere, a tra poco. Io vado subito da Filippo a questo punto per sentire anche gli up and down dell'Inter. No, con la sigla. Prima aspettavo sì, la sigletta. Allora, per quanto riguarda gli up, metto Barella, senza dubbio. Ha giocato un'ottima partita, l'uomo più pericoloso dell'Inter, qualche bel numero, 6,5. Non mi è dispiaciuto in difesa Acerbi, che tra i tre mi sembra, no, anzi direi che tra i tre forse Darmian è quello stato quello più decisivo. Anche Acerbi non ha giocato male, ma Darmian ha fatto un paio di chiusure, anche se ha bucato l'ultima, per fortuna non è successo niente, però do 6 a Darmian e poi do un 6 anche a Gosens, che si è impegnato tanto, ha dato anche una palla d'oro a Lautaro, che Lautaro non è riuscito a buttare in porta, però 6 anche a Gosens, niente di clamoroso, cioè Barella di nettamente migliore, poi gli altri con una sufficienza. Per quanto riguarda i down, come dicevo prima, De Vrij male con Choupo-Moting, se l'è perso due volte in maniera secondo me evitabile, quindi 5 a De Vrij. Correa senza voto, Correa fuori dalla partita, poi lui si può accendere come con la Sampdoria, fa il gol del 3-0, fa un grandissimo gol, si accende, però io ho bisogno che Correa dimostri di essere in partita, cioè di essere utile alla squadra, di aiutare la squadra, di accorciare i movimenti, di allargarsi, trovare lo spazio, perché lui lo spunto uno contro uno ce l'ha, trovarselo lui anche lo spazio, cosa che fa poco, quindi 5 anche a Correa. E se ne devo trovare un terzo, do Gagliardini, perché all'inizio non ha fatto male, i primi 10-15 minuti sostanza, anche qualche buon pallone recuperato, poi ha sofferto tantissimo. E 5 anche a Gagliardini, poi ce ne sono altri che non hanno fatto granché, sì, però direi che se devo sceglierne i tre, do questi tre qua. Beh, allora Riccardo, Lautaro si mangia il gol che poteva portare in vantaggio, forse Lautaro poteva starci più di Gagliardini. Lautaro si sbaglia il gol e perde Pavard, però io non gli do colpe a Lautaro che è su Pavard, cioè Pavard è alto 1,90 m, Lautaro è 1,70 m. No, infatti io parlavo proprio del gol, se segna quello cambia la partita. Però sì. Filippo, scusami, siamo su un calcio piazzato, cioè non siamo in un'azione in velocità, siamo su calcio pazzato, ti sei preso l'uomo, te lo puoi curare, invece lui è lì che scivola. Hai ragione Marce, però allora io non gli do colpa semplicemente perché secondo me non ci deve stare lui lì, poi scivola e in più paga 20 centimetri a Pavard, non è un difensore, cioè mi faccio fatica a dargli colpa. No, che vai a marcare uno dei più forti colpitori di testa che ha, capito, non ci deve stare lui non se l'è perso l'uomo, lui l'uomo ce l'aveva, il problema è che già in partenza chi gli ha detto di marcare Pavard, anche 4. Capito, non puoi lasciare Pavard alla Lautaro. Secondo me, perché lì Marco la zona, nel momento in cui è arrivato il difensore del Bayern, se l'è trovato lì, lui è andato in marcatura, perché poi lì devi andare a marcare. Certo. Allora, è lì il discorso che si faceva prima, che ha detto Maurizio, cosa faccio io? Io se sono bravo di testa vado a cercare il più scarso che c'è in area di rigore per saltare. Lo cercano proprio, specialmente quelli che giocano a zona. E Lautaro si è trovato proprio lui. Allora, volevo andare da Riccardo invece, perché in base alle... Io concordo moltissimo sulla
sugli up and down che ha stilato Filippo. Però possiamo aggiungere anche che questa poteva essere una partita importante per Aslani, per Gagliardini, sì, che rientrava e quindi poteva dimostrare qualcosa, e per Correa che non sta dimostrando niente da, devo da dire molto che tempo, è no? stato preso Aslani, ha cominciato bene il primo quarto d'ora, poi è stato preso un po' in mezzo. Secondo me soffre maledettamente una porzione del campo dove il Bayern è sicuramente superiore. Però è una partita così, insomma, è vero, è stato un po' sottotono. Mi è piaciuto Bellanova tra i due esordi di stasera. Mm-hmm. Erano lui e Bellanova. Bellanova però ha un ruolo diverso. Il meno accreditato dei due all'inizio del campionato. Sì, però ecco, bisogna dargli fiducia. È più facile fare l'esterno in questo modo, ecco, che non il regista centrale. Ecco, lì in mezzo con Gagliardini che gira un po' vuoto. Con Gagliardini che gira un po' vuoto, insomma, sostituire non solo Brozovic, ma metterti nei panni di o Brozovic o di Çalhanoğlu oggi diventa complicato. Però vabbè, ha bisogno di minuti. Però non gioca col centrocampo che gioca di solito Brozovic. No. Se io gioco col centrocampo che gioca Brozovic o Çalhanoğlu, allora posso giudicare, è andato bene, è andato male. Ma qua sta giocando con Gosens e Gagliardini. Lui, Gosens e Gagliardini. Allora, come ha detto Manu, sulla destra Bellanova è più semplice. Infatti perché io... sei tu che vai a cercare lo spazio. Quando fai il regista centrale, che devi giostrare lì in mezzo, difficile. E c'hai due vicino, che non ha mai giocato neanche loro, è dura. Allora, io vorrei vederlo giocare due o tre partite, anche se è un ragazzo molto giovane, con Çalhanoğlu, Barella, ma infatti, e Brozovic. Infatti l'ho detto, cioè, allora stiamo per ricominciare le partite, abbiamo la pubblicità, esatto. Però velocissimo Gianluca, cosa ti aspetti da questo secondo tempo? Il minuto siamo arrivati dalla ripresa, sempre 0-0. Grandissimo gol di Choupo-Moting, 2-0 per il Bayern. Choupo-Moting prende palla 5-6 metri fuori dalla area di rigore, non trova contrasto da parte dei centrocampisti dell'Inter, fa partire un destro fortissimo sotto l'incrocio dei pali, non ci può arrivare questa volta Onana, e il Bayern raddoppia ancora con Choupo-Moting, grandissimo gol sotto l'incrocio dei pali. Filippo, allora sentiamo da te anche gli up and down per quanto riguarda l'Inter. Sì, allora, per quanto riguarda gli up, confermo Barella con 6 e mezzo. Poi metto Dzeko, che quando è entrato ha fatto molto bene, ha dato un po' di vivacità all'attacco al posto di Correa, e do 6 più a Dzeko, e poi do un 6 più anche a Onana, che ha fatto un paio di belli interventi, anche un paio di buone uscite, anche un paio di cose carine coi piedi, anche se una ci ha fatto un po' palpitare, ma è stato molto bravo, quindi 6 più anche a Onana, anche perché non è facilissimo oggi fare gli up and down. Per quanto riguarda chi va giù, Correa lo confermo, infatti quando è entrato Dzeko un po' l'Inter davanti è cambiata, Correa 5, De Vrij secondo tempo non ha commesso sbavature come nel primo tempo, però quelle rimangono, e gli do un 5 e mezzo, alzo un po' il voto perché nel secondo tempo un po' meglio, e il terzo forse posso confermare Gagliardini, metto Gagliardini con un 5 e mezzo, dai. Riccardo, tu sei in linea? Sì, in linea, sì. Perfetto, stasera era una partita importante per mettere minuti nelle gambe ed evitare che qualcuno compromettesse la partita di domenica e del futuro del campionato, perché noi avremo queste tre partite, di cui due trasferte molto delicate, senza Lukaku. Tutto bene, no, perché quando si perde non è mai bello, però insomma l'Inter se l'è giocata, se Lautaro fa gol magari vediamo un'altra partita, non abbiamo preso l'imbarcata, quindi va bene così, ecco. A testa alta, il solito. Testa alta non lo so, perché poi quando perdi 2-0 comunque con la squadra più forte del girone hai perso comunque due volte 2-0. È vero che all'andata contava qualcosa, però. All'andata contava qualcosa, però all'andata ti hanno messo veramente sotto. Qua l'ho vista un pochettino più equilibrata. Però qua erano tutte e due formazioni rimaneggiate, per cui conta di meno, diciamo. Ho fatto qualche risultato acquisito, formazioni entrambe sperimentali, mettiamole così, cioè con molte, sì, ho fatto con molti cambi. Ormai il gioco delle prime è fatto, perché nessuno può a scanso di equivoci, a parte domani sera Paris Saint-Germain, c'è il rischio che l'Inter prenda un inglese e potrebbe essere Conte. Un inglese Antonio, che comunque non è il Liverpool. Antonio. No, non è il Liverpool. Può essere Antonio. Il Chelsea. Porto, Tottenham, Real, City. Beh, io ti dico che secondo me
si deve prendere degli inglesi. Allora, dal punto di vista scenico, il Tottenham è l'allenatore che torna, insomma, tutto quello che vuoi. Dalla forma che hanno le due squadre in questo momento, è meglio forse il Chelsea. Il problema è che non si giocherà con le squadre di questo momento, giocherà dopo il mondiale, quando probabilmente non vedremo questo Liverpool che è in grande difficoltà, non vedremo questo Chelsea che è in grande difficoltà. Ma il Liverpool non lo può incontrare, però. No, dico in generale, chiunque vada a pescare queste squadre, saranno squadre completamente diverse.